Buongiorno, inizio la trasmissione odierna con un misto di amarezza e di indignazione. Amarezza, indignazione dovute al fatto drammatico dell'attentato avvenuto davanti a una scuola a Brindisi. Allo stato dell'arte sembra che una ragazza sia morta e un'altra. Poco prima la davano come morta, adesso la danno ancora sotto intervento chirurgico e speriamo che si salvi questa vita. Si salvi questa vita e si salvi questa ragazza giovanissima e che è il simbolo del futuro del nostro paese. Nella trasmissione che andrà in onda immediatamente dopo questa mia comunicazione, questo mio quasi sfogo, è accentuata dal fatto che questa la trasmissione successiva parlerà di un fatto storico raccontato a dei ragazzi di un liceo che sono quasi coetanei a questa ragazza che ha perso la vita in questo vile attentato, che è andata a colpire quelli che saranno i giovani, quelli che saranno il futuro del nostro paese. E allora nella morte di questa ragazza, Melissa, mi sembra che si voglia uccidere il futuro di questo paese. A questo fatto drammatico bisogna che noi diamo risposte serie da parte del paese, intanto dando ancora più forza e non ridimensionando la funzione dell'istruzione all'interno del nostro paese. E di conseguenza, se possibile, anche in una situazione di crisi, aumentando i fondi che vengono dati alle scuole, alla scuola pubblica principalmente, che è quella che in questo caso è stata attaccata ed è la prima volta che avviene un fatto di tale gravità nel nostro paese, che ha visto anche momenti gravi, oscuri, quali il terrorismo e quale l'attacco di mafia. Ricorre fra pochi giorni il ventennale dell'uccisione di Capaci. Beh, ecco, noi credo che in questa circostanza dovremmo dare ancora più forza alla risposta dello Stato, dare ancora più forza perché, ripeto, insieme alla morte drammatica di questa ragazza, di Melissa, è la volontà da parte di chi ha ordito questo vigliacco attentato di voler uccidere il futuro del nostro paese. E noi questo non possiamo e non dobbiamo in tutti quanti i modi dare nessuna possibilità che questo si possa verificare. Una risposta serissima da parte delle istituzioni, ma una risposta altrettanto seria da parte di tutti i cittadini.
3 di marzo successe una ruina più bella senza dire. Nella camera del lavoro voleva un'uscita di lavoratore. O commissario e fratello, ne persi cervello, andò regali femminelle. Aveva una dice come diceva este, per restare comunista. Allega d'aiuto a Roma, portati con nuvete delle povere carcerete. Appogliete la parola che c'è di fare lì lavorato. Appogliete la parola, l'avete messa in pupa nel lavoro. Allegate.
mentre si giocava, suonava l'allarme e bisognava correre in un rifugio. Con una porticina piccola piccola si scendeva giù, e la cosa che mi è rimasta dentro è il silenzio. Non c'era un bambino che piangeva. Allora eravamo pieni di entusiasmo, di generosità, di voglia di fare, eravamo, in una parola sola dico, eravamo puliti, puliti dentro. E piangevamo tutti perché sentivamo le persone che non avevano mandato i figli. Dicevano: non li mandate via questi bambini, perché là in Alta Italia, si diceva in Alta Italia, i comunisti li mangiano. Dice: andate là, tanti che vi fanno il sapone. Ma non ci vado più. C'è stato l'inizio che io ero geloso di questo ragazzo. Io. Perché avevo paura che mio babbo volesse più bene a lui che a me. Ci hanno mai trattato da ospiti, noi eravamo uno in più della famiglia, un familiare aggiunto. Questo è un paese che ogni tanto ha bisogno di ricordarsi che ha fatto delle cose bellissime, perché noi ci diciamo tutto quello che di male facciamo, ma ci diciamo poco quello che di buono facciamo. Tra loro vive parole. La faccio finita, come avevo detto, e passo la parola immediatamente a Gabriella Romano, professoressa Gabriella Marina Romano, è una sua quasi omonima. Chiedo scusa per il disguido. Grazie. Allora, intanto io inserirei questo incontro nel suo contesto. Come voi sapete, è uno degli, la scuola in piazza fa parte della settimana della memoria, no? E quella settimana della memoria, settimana che poi è diventata ampliato come calendario, non è più solo una settimana, ma si dilunga nel suo calendario nel corso dell'anno. E la settimana della memoria che è nata nel 2001 in occasione della legge che istituiva, da parte del Parlamento, istituiva il giorno della memoria, al fine di ricordare, così la legge dice nel primo articolo, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani di questo articolo, proprio in quanto non solo appunto c'è la memoria e il ricordo di che dello sterminio, ma anche di coloro che hanno tentato in qualche modo di limitare, no, lo sterminio, quindi di aiutare i giusti, le persone. E la scuola in piazza è nata dall'idea di dare un luogo fisico reale e non virtuale, no? Ormai siamo abituati molto al virtuale, un luogo di incontro per le scuole che spesso lavorano in maniera invisibile e in solitudine, e si è formata quindi sulla base di questo incontro, sulla base di questa iniziativa, una rete di scuole, questa rete che lavora sullo stesso tema, che è proprio quello della memoria, e che poi porta in piazza e quindi rende visibile i prodotti del loro lavoro. Però la scuola in piazza è fatta anche di incontri e di approfondimenti, come dovrebbe essere quello di questa mattina a cui noi partecipiamo. E c'è questo film molto bello di cui parlava prima il dottor Chiappini, e ha ricevuto anche un premio al Festival di Venezia. E c'è una, io invece direi rapidamente quella che di cosa tratta, una sorpresa.
No, perché è importante perché è un evento del 1945, quando ancora l'Italia naturalmente ancora era devastata, affamata dalla guerra, devastata da quella che è stata la tragedia della guerra. Però c'era un clima particolare, la speranza dava, della ricostruzione dava maggiore forza e anche fermento a quella che era la solidarietà e la generosità delle persone. E quindi migliaia di lavoratori del Centro Nord, in particolare dell'Emilia, aprirono le loro case a migliaia di bambini che provenivano dal meridione, quello più povero, no? Dalle zone più devastate. Tra l'altro, in particolare Cassino è stato il primo luogo a cui si è pensato in quel tempo, perché era stata rasa completamente al suolo dall'avanzata angloamericana. Quindi furono portati su dei treni che furono chiamati appunto i treni della felicità, circa 70.000 bambini che furono poi ospitati e accolti dalle famiglie del nord, dell'Emilia. E in questo, tra le organizzatrici, tra le più importanti organizzatrici di questa iniziativa, era appunto Miriam Mafai, che poi noi ritroviamo come testimonianza anche nel filmato. Quindi una donna, diciamo, era una donna particolare Miriam Mafai, per questo abbiamo pensato di ricordarla, no? Sulla base di questo filmato. E questo filmato, quindi diciamo che questo incontro ha queste due strade: da una parte il ricordo importante, no? di questa donna, scrittrice, giornalista e comunque una donna particolarmente significativa, e dall'altra questo episodio così importante di solidarietà che è così difficile trovare, no? Che quasi sembra impossibile oggi se ci pensiamo. Che sia stata Mafai un personaggio particolare, ce lo dice anche quello che è stato il ricordo che di lei ha fatto il nostro Presidente della Repubblica Napolitano, che vi leggo, e ha detto: scompare una delle forti personalità femminili italiane degli scorsi decenni, erede di un'alta tradizione intellettuale e artistica familiare. Si era impegnata giovanissima nella resistenza romana, affermandosi presto come giornalista di grande talento e combattività, e quindi come significativa scrittrice in stretto legame con il movimento per l'emancipazione delle donne e con l'attività politica della sinistra. Lo spirito critico con cui aveva ripercorso le sue scelte ideali, aggiunge sempre Napolitano, era parte di un temperamento morale alieno da convenzionalismi e faziosità. Resta vivissima l'immagine della sua umanità appassionata, affettuosa ed aperta. E allora questa vicenda su lei ha preso parte organizzando appunto questi treni, organizzando tutto quello che è stato questa esperienza particolare, dimostra proprio, no, la sua umanità. La Mafai ha partecipato alla resistenza dopo che è stata allontanata per le leggi razziali, perché il padre, il ramo del padre c'erano delle origini ebraiche, ma poi la proseguì e inizia come corrispondente a Parigi nel settimanale Vie Nuove, diresse anche Noi Donne, che era una delle riviste più importanti dell'UDI, cioè dell'Unione delle Donne Italiane, che erano quelle che avevano appunto organizzato anche i treni dei bambini. E poi inviato di Paese Sera, e poi cominciò successivamente una collaborazione stabile molto importante, significativa con la Repubblica, che tra l'altro contribuì proprio a fondare insieme a Scalfari. Sì, nel 75. Era stata prima nel 51 assessore al comune di Pescara. Questo per dire, vi dico tutte queste cose per farvi capire il personaggio, no? Cioè una persona che ha impegnata ma anche appassionata, ma dentro proprio alla storia, tanto che questa sua capacità di stare dentro alla storia la ritroviamo nei suoi scritti, perché lei è scrittrice, è giornalista, ma è anche un'acutissima scrittrice. Sì.
ed è stata una delle voci più vigorose e più determinate nella sua gentilezza, una voce delle donne. Gli ha segnato in tutte le tappe fondamentali, non so, di cui ha segnato le tappe fondamentali nel processo, insomma, delle donne per l'emancipazione, ma anche nella conquista di tutti, donne e non, dei diritti. E, quindi ha proprio segnato, diciamo, questi 60 anni, insomma, della storia della nostra storia. Questo libro di cui si diceva prima è un bellissimo libro, è un libro molto bello perché è del 1987. È bello prima di tutto perché c'è una scrittura bellissima, sì, è scritto in maniera semplice, ma una semplicità che ha una sua fluidità, no? Una precisione, quella calviniana che voi dovreste conoscere, forse, no? I miei studenti. E quindi racconta in questo libro, con questa scrittura appunto così, racconta la storia degli anni che vanno dal 40 al 45, ma è una storia di donne. Allora, queste donne, lei dice nella sua prefazione, di tutte queste donne insieme che ho avuto la fortuna di conoscere, le dice, no? E infatti la storia di queste donne, del loro vissuto, si fanno storia proprio attraverso la voce narrante, la sua voce narrante che diviene la voce di tutte le donne. Allora, questa è un po' la particolarità del libro. Sentiamo proprio la presenza della Mafai, della scrittrice, nella storia, nel momento in cui racconta le storie, ed in questo modo quelle storie si fanno storia, ma diventano, quella storia diviene ancora più vissuta, più vera, più come dire, concretamente agita, no? E dunque si fa anche memoria, e questo rapporto tra storia e memoria è fondamentale, è importantissimo, e lei riesce proprio a darlo benissimo. Cioè, quello che viene fuori è una storia, cioè un noi, diciamo, è il soggetto, no? Cioè noi, è una voce narrante che è un noi collettivo che, ed è una storia collettiva, quindi, no? Che viene, è sicuramente vissuta. L'altra cosa interessante la dice Augias nell'introduzione che fa sempre in questo libro, e dice che Augias, che la Mafai con questo libro ci ricorda cosa ha significato il riscatto del nostro paese, diventare quello che oggi siamo, quanto le donne italiane siano cambiate negli anni di cui si parla e di quanto faccia bene ricordarlo, ripercorrere il cammino fatto e il prezzo che quel cammino è costato, quindi soprattutto voi giovani, insomma. Le donne, non è caso nel libro, ecco, l'altra cosa, c'è questa circolarità, no? Del libro, della sua scrittura, non a caso le donne con cui si apre la storia tratta la Mafai, si apre con due donne, Miriam e Claretta Petacci, che per prima ricevono da Mussolini l'annuncio dell'entrata in guerra dell'Italia. Quelle che chiudono invece il libro sono Zita, una mondina, e una mondina di Cavriago, e le sue amiche partono. Queste donne che in tutto il libro poi si accorgono di quanto la loro autonomia, la loro indipendenza, no, sia importante per una vita realmente vissuta. Tante piccole italiane, dice sempre Augias, in quei 5 anni di cui il libro parla, avrebbero fatto in tempo a diventare donne. Ma che tipo di donne? Lui dice. Emilia Mafai testimonia con la sua vita appassionata e partecipe, e con la storia e le storie delle donne che racconta, e con la vita di queste donne, che racconta in questo libro, ma anche negli altri suoi libri, che si può essere donna in modo consapevole e pieno, nella dignità di soggetto libero e responsabile, che pensa e che sceglie, e nella ricchezza della differenza e nella consapevolezza dell'uguaglianza. Io lascerei la parola.
Adesso io proietterei il video e dopo il video daremo la parola ai nostri, alle altre persone. Voglio soltanto aggiungere una cosa, nessuno di noi vuol fare un ricordo di Miriam Mapai antisonante, perché se avessimo fatto in sua presenza una presentazione antisonante ci avrebbe riso dietro. È tipico il suo sorriso dissacrante, e troppo spesso è stata una risposta alle domande più scabrose, rispetto alle quali lei con un sorriso riusciva a bypassarlo in maniera esemplare, da persona capace, da donna capace. Permettetemi di dire questo, perché sia il libro che il video è una traccia importante, è una traccia indelebile di quello che hanno fatto le donne e di quello che le donne fanno ancora. Allora, questo è uno degli aspetti cruciali del lavoro fatto anche da Miriam Mapai, che non so, io non schicci credo che non, io non guardo mai verso l'alto per il mio modo di pensare, ma se ci fosse un posto dove, se esistesse un posto che ci ascolta, probabilmente si sta facendo una risata delle classiche sue. Grazie, vi facciamo vedere subito il video. Spero vi sia piaciuto questo filmato. Aveva la pretesa, e credo che questo obiettivo l'abbia raggiunto, di poter trasferire a voi qualcosa che è lontanissimo dalla vostra età, ma che ha messo al centro quella grandissima solidarietà fra persone dello stesso paese. Pensate che in 7 anni 70.000 bambini, in 7 anni 70.000 bambini sono stati trasferiti da una parte di un territorio all'altro. Oggi sarebbe complicato con la velocità dei mezzi che abbiamo. Potete immaginare dal 45 al 52, quando questo paese era distrutto dai bombardamenti, quale difficoltà aveva comportato questo trasbordo di tutte queste persone. Ecco. E di conseguenza quanto è stato pesante coniugare in quel periodo questa grande solidarietà in un paese che aveva, che come dice il filmato all'inizio, erano bambini che andavano, partivano dalle macerie e andavano verso le macerie. E di conseguenza questo è un aspetto che oggi sembra lontano anni luce, ma magari in momenti delicati, in momenti drammatici, come è stata per esempio un paio di anni fa il terremoto all'Aquila, insomma, io ho visto tanta gente giovane della loro età sporcarsi nobilmente le mani e aiutare. È un connubio forse non così preciso, ma insomma, poi quando si scava anche in noi cittadini odierni, insomma, probabilmente quel rapporto solidale lo ritroviamo. Io volevo passare la parola a Gianluca Fiocco, così ci dirà la sua rispetto e al video che ha visto per la prima volta e alle sensazioni che gli ha dato e alla sua storia che ci può raccontare. Grazie. Non mi scomodare. Sì, il video è veramente toccante, io non avevo mai avuto modo di vederlo completamente, quindi mi ha fatto molto piacere vederlo insieme a voi. E diciamo che dipinge una realtà che è veramente difficile da comprendere appieno per un giovane di oggi, penso, insomma, se penso che lo possiamo dire senza troppa retorica, insomma. Ed era un'Italia, badiamo bene, in cui non c'erano solo le rovine della guerra che era appena conclusa, ma c'era anche una miseria molto più antica, perché comunque sì, la guerra aveva portato il suo carico di distruzioni, però insomma, gran parte del popolo italiano, anche prima della Seconda Guerra Mondiale, aveva vissuto insomma, in condizioni al limite della sussistenza. Un paese in cui, come avrete studiato, c'era la famosa questione meridionale, in cui c'era un divario insomma, nord-sud molto importante. Insomma. Prima della guerra il fascismo aveva cercato di cancellare questa situazione, no? Non si poteva più parlare della miseria degli italiani, perché il regime pretendeva, no, che tutto funzionasse bene, che ci dovesse essere una nuova immagine dell'Italia, quindi le statistiche venivano ritoccate,
gli iscritti agli enti di assistenza comunali venivano cancellati, nascosti, insomma, dalle statistiche ufficiali, eccetera, eccetera. Ma in realtà le cose stavano molto diversamente. Pensate che in una città della Puglia come Lecce, nel 1940, uno studio indicava che circa l'80% della popolazione viveva in abitazioni sovraffollate o improprie, quindi in condizioni che oggi noi definiremmo disumane. A Napoli, sempre alla vigilia della guerra, che poi farà grandissimi danni con i bombardamenti, oltre 200.000 persone vivevano nei bassi, che erano abitazioni del centro a dir poco fatiscenti, senza luce, in condizioni igienico-sanitarie terribili. E questo, poi, immaginate su questo che cosa vuol dire poi i bombardamenti, la fame, il razionamento, tutto quello, insomma, l'invasione, tutto quello che l'occupazione tedesca e tutto quello, insomma, che vuol dire. Tra l'altro poi la Seconda Guerra Mondiale è una guerra veramente totale per l'Italia, perché contrariamente a quella che era stata la Prima Guerra Mondiale, no, che aveva toccato solo i confini nord-orientali, no, perché è una guerra che attraversa il paese dalla Sicilia fino alla Pianura Padana, no, grandi eserciti attraversano l'Italia, ci sono i bombardamenti aerei, quindi per anni l'Italia è proprio teatro, insomma, la penisola italiana è teatro delle operazioni militari, con tutto questo che ciò comporta. Alla fine della guerra c'era uno studio del ministeriale che indicava che oltre il 20% delle abitazioni erano distrutte o danneggiate. In generale c'era il dramma particolare della condizione dell'infanzia. La guerra lascia una situazione veramente drammatica. Io ho dei dati che vi dico brevemente, che insomma parlano da soli. Subito dopo la guerra si contavano almeno 15.000 bambini mutilati. Noi oggi vediamo il problema delle mine in paesi molto lontani, parliamo dell'Iraq, dell'Afghanistan. Allora era un problema che riguardava la quotidianità dei bambini italiani, tutti gli ordigni inesplosi. Ancora per anni continueranno a ferirsi e a morire dei bambini perché ci sono tutti gli ordigni inesplosi. A volte li trovano, capita di giocare, no? Perché poi a una certa età non c'è la coscienza del pericolo e si salta su una bomba. Se voi sfogliate tante volte la cronaca dei giornali ancora degli anni 50, trovate la notizia: muore bambino nel tale posto perché ha trovato un ordigno inesploso e purtroppo è avvenuto quello che è avvenuto. Poi si contavano circa 200.000 orfani, quindi pensate cosa vuol dire per tante famiglie la guerra, bambini senza genitore, senza il padre o la madre, fratelli morti, insomma, cosa terribile. Alla fine della guerra si contavano 300.000 bambini ammalati di tubercolosi, quindi pensate che numeri, e chiaramente era una malattia legata molto all'alimentazione e alle condizioni abitative. Noi potremmo fare una geografia delle malattie in quel periodo, malattie che oggi sono dimenticate. All'epoca insomma ci si ammalava e si moriva di, come abbiamo detto, di tubercolosi, poi c'era la piaga del rachitismo, quindi uno sviluppo insufficiente legato all'alimentazione insufficiente. Il tracoma, che era una malattia degli occhi dalle conseguenze molto gravi, che era legata proprio alle condizioni di vita drammatiche, colpiva soprattutto nell'Italia meridionale. Un'altra malattia era la pellagra, che era una malattia legata alla carenza di vitamine. Si faceva una dieta in cui i cereali assorbivano la grande maggioranza, insomma, di quello che si mangiava, e quindi c'era la carenza, sì, la polenta appunto si sfamava e consentiva la sopravvivenza di tante persone, però era un cibo che da solo non bastava. Voi avete delle fotografie impressionanti, ci sono ragazzi di 20 anni che sembra ne abbiano 50, perché la pelle poi si rovina, no? Quindi una situazione terribile. E un'altra malattia che colpiva era la malaria, per esempio in una zona abbastanza vicina qui, l'Agro Pontino, ma in parte anche a nord di Roma, in Maremma ad esempio, perché c'erano le zone paludose che con la guerra si erano reimpaludate praticamente, si moriva e ci si ammalava di malaria. Mancavano le cose più essenziali e che a noi oggi sembrano insomma banali, scontate. Non so se avete visto il film Ladri di biciclette, cioè, la bicicletta era un miraggio, no? A volte insomma la si vedeva come una cosa, cioè era una cosa ancora più importante e difficile che oggi magari comprarsi un'automobile, quindi pensate un po'. Oppure, non so, c'è un'altra metafora fortissima, che è quella delle scarpe. Pensate al film Paisà di Rossellini, no? Illustra scarpe napoletane, ma il furto delle scarpe, no? Voi, insomma, se studiate un po' le manifestazioni che c'erano allora di operai e di contadini, no? Una richiesta fondamentale era quella del pane. Dopo veniva la richiesta delle scarpe, perché senza delle scarpe buone ci si ammalava,
si prendeva l'acqua, non si poteva lavorare, non si potevano mandare i figli a scuola, quindi pensate, insomma, no? Una cosa che a noi oggi sembra strana, no? Eppure una delle richieste fondamentali, vogliamo avere delle scarpe robuste per vivere, insomma, da uomini normali, insomma, in una condizione che abbia un minimo di dignità. Era chiaramente quindi un'Italia molto povera, un paese ancora non completamente industrializzato, no? Pensate che uno dei grandi temi della politica di quegli anni è la riforma agraria che si farà negli anni 50, quindi un paese ancora in gran parte di contadini, che dalle facce che abbiamo visto oggi in questo documentario sono facce di una civiltà contadina. Su tutto questo poi c'era il particolare caso di Roma, su questo insomma sarebbe interessante dire delle cose, vi posso fare solo dei cenni, no? A Roma c'erano stati bombardamenti, c'era stata l'occupazione tedesca, c'era stato il dramma degli sfollamenti, per cui moltissime persone scappavano dal fronte, no? Che era vicino Roma, il fronte di Cassino, che è stato ricordato, no? E tutta questa popolazione, quindi i baraccati, le persone che avevano perso la casa per i bombardamenti e per le requisizioni, gli sfollati della guerra, vivevano in zone marginali ai bordi della città, la cosiddetta cintura delle borgate, no? Il fascismo aveva fatto gli sventramenti, aveva costruito delle grandi arterie, ma chi era stato privato della casa era stato spedito in borgata, no? In condizioni che erano state annunciate come provvisorie, ma che in realtà poi si erano rivelate drammaticamente definitive. Quindi erano dei luoghi dove si viveva malissimo, dove non c'erano delle case degne di questo nome, dove non c'erano servizi igienici adeguati, dove non c'era lavoro, dove si era completamente ghettizzati. E queste zone di marginalità con la guerra addirittura si affolla questa cintura intorno a Roma, che vive sostanzialmente di aiuti, di assistenza, per anni vivrà di elemosina, insomma, no? Ed è una condizione drammatica che sta a pochi passi da quelli che poi sono nel dopoguerra i centri del potere, il Parlamento, il governo, no? La capitale d'Italia, intorno c'è una, diciamo, popolazione di gente che vive di assistenza, di elemosina per molti anni. Ecco, sempre sintetizzando molto per darvi un'idea, noi insomma possiamo ricostruire le condizioni di vita degli italiani di quel periodo attraverso tutta una serie di inchieste, di statistiche che sono oggi disponibili e che ci danno, insomma, anche se possono sembrare a volte degli aridi numeri, però in realtà ci fanno capire come si viveva all'epoca, sia prima che dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi volevo, insomma, proprio per ragionare poi magari insieme, dirvi qualche dato, insomma, che ci rimanda alla realtà descritta nel documentario. Nel 1929 venne fatta un'inchiesta sui consumi alimentari in certe zone del sud. Il risultato fu che oltre il 70% della dieta era fornito dai cereali, quindi in sostanza si mangiava pane e pasta, se avete sentito prima, no? Noi non conoscevamo la brioche, là non bevevamo il latte, no? Si mangiava pane e pomodoro, un po' di verdura, no? Quindi questo a lungo andare provocava delle carenze terribili nella crescita, ci si ammalava anche di denutrizione, come vi dicevo. Quindi questo ci dipinge una realtà molto grave già prima della Seconda Guerra Mondiale. Poi c'è la guerra con tutte le tragedie che abbiamo detto e abbiamo delle statistiche sul dopoguerra. Nel 1947 un comitato, il Comitato per la Salvezza dei Bambini di Napoli, promosse un'indagine sanitaria nei bambini che partivano per località del nord, a volte erano le colonie estive, a volte erano famiglie ospitanti, perché c'erano anche altre iniziative analoghe a quelle che abbiamo visto in questo documentario. Il risultato fu che il 25% dei bambini che partivano soffriva di iponutrizione, il 38% di anemia, il 52% di carenza di vitamina A, l'88% di carenza di vitamina C, quindi praticamente non c'erano gli agrumi, non si conoscevano, insomma. In questo forse dato più impressionante, il 75% in forme più o meno gravi era affetta da rachitismo, quindi da uno sviluppo insufficiente, la crescita insomma insufficiente. Nel 1950 ci fu un'inchiesta a Napoli che accertò che oltre 20.000 bambini soffrivano di tracoma, quella malattia degli occhi che vi dicevo prima, una cifra impressionante. Nel 1949, e qui mi fermo con i dati perché sennò potrebbe essere noioso, però mi sembrano i dati significativi, nel 1949 in un'inchiesta fatta sui comuni della Calabria risultò che su 274 comuni esaminati, in 138 era completamente assente il sistema delle fognature. Nella provincia di Cosenza, su 155 comuni esaminati, 52, quindi un terzo, erano privi della rete idrica, non c'era acquedotto.
quindi diciamo dei servizi che noi giustamente consideriamo come essenziali, no? Per una vita dignitosa e sicura, diciamo. Allora mancavano, no? Oggi insomma vediamo le statistiche delle Nazioni Unite sull'accesso alle acque sicure, sul problema delle guerre dell'acqua, sul problema dell'acqua non potabile, eccetera, eccetera, e sono cose che nella nostra idea, nella nostra visione del mondo, sono cose che riguardano il sud del mondo, i cosiddetti paesi in via di sviluppo, sono cose che noi associamo alle guerre in Africa, ai drammi anche in Asia, nelle zone più povere del mondo. Ma pochi decenni fa il problema dell'accesso alle acque sicure era un qualcosa che affliggeva la vita quotidiana di milioni di italiani. Quindi ecco, se noi riflettiamo su tutte queste cose, non ci sorprende che nel 1952 il Parlamento italiano promosse un'inchiesta sulla miseria e sui mezzi per combatterla. Siamo nel 1952, gli anni diciamo classici della ricostruzione sono finiti, perché la ricostruzione copre insomma essenzialmente i primi 5 anni insomma successivi alla guerra. Nel 50 insomma più o meno la ricostruzione si considera completa a grandi linee, ma questo ci fa capire che c'era una miseria di lunghissimo periodo che non era solo legata ai drammi della guerra, come vi dicevo. Tutto questo insomma ci fa capire una cosa, che nell'Italia di quegli anni un elemento fondamentale anche della lotta politica era la questione dell'assistenza. È passata alla storia il sindaco di Napoli, l'armatore Lauro, sindaco di Napoli negli anni 50, che in parte vinse le elezioni. In questo quadro così preoccupante, in cui l'assistenza all'infanzia era decisamente insufficiente, c'era poi il problema ulteriore di particolarismi e discriminazioni legati alla mentalità dell'epoca. Tenete presente che nella miseria generale una delle piaghe dell'epoca era quella dei cosiddetti figli illegittimi, che nascevano fuori dal vincolo matrimoniale o che comunque non erano riconosciuti dai genitori. Ed era una vera e propria piaga, una situazione molto difficile. Pensate che in alcune borgate di Roma, o in altre zone depresse del paese, già prima della Seconda Guerra Mondiale, oltre il 10% dei bambini che nascevano ogni anno erano illegittimi. E per questi bambini le forme di assistenza erano molto meno efficaci, c'erano dotazioni molto meno cospicue rispetto invece a quella che era l'assistenza per i bambini che vivevano in famiglia, quindi c'era un'ingiustizia doppia, perché questi bambini erano condannati dalla mentalità e dalla giurisdizione dell'epoca a già vivere in una condizione di discriminazione, e poi per loro c'erano aiuti minori. E questa è una situazione che si protrae anche nel dopoguerra, anche negli anni che sono oggetto insomma del documentario che avete visto, insomma, gli illegittimi venivano assistiti nei brefotrofi che vivevano con i magri sussidi delle province, mentre i bambini diciamo poveri, che però erano regolarmente inquadrati in famiglia, erano uno stato civile diciamo normale, erano assistiti dall'opera maternità e infanzia, che era quella che gestiva il grosso degli aiuti. E quindi c'erano a volte dei pregiudizi molto gravi e delle discriminazioni proprio contro la parte più svantaggiata della popolazione, dell'infanzia. In questo contesto c'è poi il capitolo molto importante dei pregiudizi contro i meridionali. Nord e Sud, anche se c'erano quasi 100 anni di storia unitaria alle spalle, in realtà nel 1945, negli anni in cui parte la narrazione del documentario, ancora si conoscevano poco per molti versi, lo avete sentito, no? Che molti parlavano solo il dialetto, quasi non ci si capiva, non ci si capiva a gesto, comunque sulle cose essenziali. Alcuni studiosi hanno detto giustamente che l'unificazione dell'Italia si completa solo col miracolo economico e con la televisione. Alla fine è la televisione che fa parlare a tutti gli italiani più o meno la stessa lingua. Quindi è un paese che ha quasi 100 anni di storia unitaria alle spalle, che ha un'antichissima cultura, l'italiano insomma una lingua storica che ha quasi mille anni di storia alle spalle, però gli italiani ancora non si capiscono, no? La storia che abbiamo visto è una storia positiva, in cui i pregiudizi, le distanze vengono colmati molto felicemente, no? Mi ha colpito molto la frase di quella signora che diceva: quando due mondi si incontrano crescono tutti e due, è proprio vero. Però a fianco a questo successo dobbiamo registrare molti insuccessi e ancora tante discriminazioni e tante incomprensioni tra nord e sud che ci sarebbero state anche nella fase storica successiva. Negli anni 60 in molte città del nord voi trovavate il cartello "si affitta, no ai meridionali", che ricorda insomma certi tristi cartelli che trovate oggi anche vicino alle nostre case: "si affittano agli stranieri", no?
per dire insomma che il pregiudizio storicamente insomma non ha, cioè, ha delle forme diverse, si accentra verso popoli e persone diverse, però c'è una costante, no? Cioè l'ostilità e la paura verso il diverso, verso chi viene da un posto che non conosciamo. Ecco, quindi devo dire che questo documentario offre invece un esempio molto positivo di quello che la solidarietà può fare, di quello che gli italiani poi rimboccandosi le maniche hanno saputo fare dopo il 1945. E in tutto questo, e questa è l'osservazione finale, ma non è l'osservazione finale in ordine di importanza, il ruolo delle donne fu fondamentale. In tutti gli organismi assistenziali, che abbiamo visto gli organismi assistenziali, diciamo, del Partito Comunista, dell'UDI, ma in generale il ruolo delle donne fu fondamentale. All'epoca c'era ancora un po' diffidenza verso le donne, cioè si accettava l'impegno delle donne in politica, però in qualche modo c'era ancora un po' l'immagine tradizionalista della donna come angelo del focolare. La donna attiva va bene, la donna in politica va bene, però finché si occupa di assistenza, finché si occupa di bambini, finché si occupa di anziani. Poi invece ci sono dei campi della politica e dell'attività sociale che riguardano solo gli uomini. C'era molto forte questo pregiudizio all'epoca. Però se noi vediamo poi la storia sia del Partito Comunista che di altri partiti, molte donne, cominciando a combattere da questa nicchia assistenziale, cominciando a impegnarsi sul fronte politico, partendo da questo particolare problema dell'assistenza, hanno poi guadagnato posizioni e sono diventate dirigenti delle loro formazioni politiche, di prestigio e di valore. Quindi le donne hanno iniziato il loro ruolo importante, anche se ancora oggi secondo me rimane molta strada da fare, perché certi ambienti sono ancora drammaticamente troppo maschili. Ecco, questo nuovo protagonismo delle donne, che emerge moltissimo nel libro della Mafai, no? Seconda guerra mondiale, gli uomini sono al fronte, ci sono dei vuoti nell'organizzazione sociale paurosi, sono riempiti dalle donne. Nell'emergenza molto spesso sono le donne che tengono insieme le famiglie, sono le donne che tengono insieme il corpo sociale, sono le nuove protagoniste. Dopo il 1945 moltissime donne non ritorneranno nelle loro case, continueranno a impegnarsi, e da questo punto di vista questo nuovo protagonismo delle donne è uno dei punti più forti e significativi della discontinuità che c'è tra la nuova Italia repubblicana, tra la nuova Italia democratica e l'Italia dei decenni precedenti. E da questo punto di vista questo è un documentario che è un omaggio alla solidarietà, ma mi sembra anche un potentissimo omaggio a questo nuovo protagonismo delle donne. Vi ringrazio tanto per l'attenzione e do la parola a Roberta, che si intratterrà su altre cose importanti. Subito dopo l'intervento di Roberta facciamo vedere un video che hanno prodotto dei vostri colleghi, che sono qui in 10 minuti dura, in modo tale da poter protagonismo anche dei giovani che fanno un certo lavoro, e il DVD fra poco lo faremo presentare. Roberta Agostini, Presidente della Commissione Elette della Provincia di Roma. Poco prima Gianluca menzionava la Provincia di Roma per altre cose, allora passiamo la parola alla Provincia di Roma. Sì, la Provincia di Roma era menzionata perché si occupava, anzi è occupata negli anni passati, ancora prima che io facessi la consigliera degli osanotrofi. Poi, no, io pochissime cose, pochissimi minuti vi rubo, e da questo documentario emerge molto fortemente la figura, il profilo di Miriam Mafai, così come l'abbiamo conosciuta, come una donna intelligente, appassionata, combattiva. Sempre con uno sguardo molto personale ed originale sulle cose, e soprattutto una donna fortemente impegnata dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista politico, una donna con un'umanità profonda, profondissima, una donna che non aveva mai retorica, no? Ma che andava sempre dritta al punto, ti guardava con quello sguardo acuto e insomma sapeva rispondere, ma anche fare spesso delle domande, no? Lei a noi molte volte. Io a me è piaciuto moltissimo il documentario, e giustamente è un documentario che pone al centro il tema della solidarietà, però di una solidarietà non a senso unico, dicevi bene, tu sottolineavi quella frase che veniva detta, ma di una solidarietà a doppio senso. Per cui chi ospitava nelle case e dava cibo e dava accoglienza, dava ospitalità,
poi riceveva anche in cambio appunto non solo sentimenti ma anche una cultura, un punto di vista, una conoscenza più larga di, su quella che era l'Italia in quel momento. E io penso che di questa parola noi abbiamo anche oggi grande bisogno, cioè di una solidarietà vissuta in questo modo e di una solidarietà che è inestricabilmente legata al tema poi dell'uguaglianza e al tema della ricostruzione, cioè senza un valore profondo, senza un sentimento profondo, senza un riconoscimento dell'umanità negli altri, noi non avremmo neanche avuto quel miracolo economico, quel boom economico che poi ha portato, no, l'Italia a superare diciamo quella fase, la fase del dopoguerra, poi con gli anni 50. Quindi c'è, diciamo, un valore, io credo, profondo di questa parola, che non sta solo nei sentimenti, ma che è una molla per ricostruire in modo più giusto il paese. Io solo poche parole sul ruolo delle donne, che le protagoniste di questo documentario erano le donne dell'Udi. L'Udi lo è stato in passato, era l'organizzazione femminile, era l'organizzazione delle donne del Partito Comunista Italiano ed ebbe un grande ruolo. All'epoca c'era anche l'organizzazione delle donne poi della Democrazia Cristiana, che era il CISPA, che forse c'è ancora, di Maria Federici, e ebbe un grandissimo ruolo, no, poi nelle tappe di conquista, di emancipazione delle donne italiane. Ed è una storia complessa, si sciolse adesso un po' la scena pubblica, no? Perché dovettero imparare, come dicevi giustamente tu, a fare da sole, dovettero, mentre gli uomini erano al fronte, i mariti, i fidanzati, i padri non c'erano, le donne presero in mano un po' le redini, no, della famiglia e cominciarono a lavorare, a uscire dalle case, eccetera. Cominciarono l'impegno sociale e anche l'impegno politico, perché molte donne furono impegnate attivamente nella resistenza, furono staffette, furono dirigenti. Qui a Roma c'è Valchiria Terradura, che ogni tanto incontriamo e ci racconta, non fu solo una staffetta, lei fu una comandante partigiana, una combattente, cioè aveva il fucile in mano e stava sui monti e comandava una brigata partigiana. E io penso che, insomma, e poi le donne furono impegnate nella resistenza in tutti i moti, le lotte per il pane, ci sono ogni tanto anche qui in Quinto Municipio le targhe delle donne che diciamo morirono, no? Tiburtino Terzo, morirono perché combattevano contro la miseria, combattevano come potevano e furono attive, e grazie a questo ruolo nella resistenza alle donne poi venne riconosciuto il diritto di voto. Prima l'elettorato attivo, cioè potevano votare ma non essere elette, e poi anche poco dopo l'elettorato passivo, quindi poterono anche essere elette in Parlamento. E appunto gli venne riconosciuto il diritto di voto, non venne concesso il diritto di voto, perché le donne erano già, diciamo, un soggetto attivo e se lo conquistarono quel diritto di voto. Poi furono poche nell'assemblea costituente, non ci furono moltissime donne nell'assemblea costituente, anche le donne elette in seguito in Parlamento non furono moltissime, eppure ci ricorda Miriam Mafai, che io ho incontrato per l'ultima volta il 2 marzo in un seminario che avevamo organizzato con le ragazze sulla storia delle donne e sulle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia. Lei ci ricordò che quelle donne così poche però seppero stringere un patto di solidarietà tra di loro e con un legame fortissimo che derivava anche da quella storia, con le donne che stavano fuori dal Parlamento seppero fare delle leggi importantissime e seppero inserire nella Costituzione delle norme che poi consentirono tutto un cammino di emancipazione e conquiste che oggi consegnano alle ragazze italiane un'Italia diversa da quella, diciamo, di 50 anni fa, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle donne, no? Quindi il diritto
alla parità salariale, il diritto a non essere, ad accedere ad alcuni lavori che prima erano riservati solamente agli uomini. La magistratura si è aperta, diciamo, alla presenza femminile non tanto tempo fa, se non ricordo male, alla metà degli anni, '70. Quindi il diritto alla legge 194, il diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo, ad una maternità consapevole, sono tutte leggi che sono state possibili grazie, come dire, a donne impegnate in Parlamento su questo e grazie a un'alleanza con tante associazioni, movimenti femminili che erano fuori dalle istituzioni. E quindi a Roma questo ruolo delle donne nel dopoguerra fu molto importante in tante periferie, no? Spesso le lotte per i servizi, le lotte per fare dei borghetti, delle borgate, pezzi di città, per l'acqua, per la scuola, per gli asili nido, per la tutela dell'infanzia, erano spesso condotte, no? Dalle donne che arrivavano in Campidoglio portando le loro rimostranze, manifestando, eccetera. Quindi c'è, diciamo, un percorso femminile molto forte. La Masai in quell'occasione, a marzo e in altre occasioni, insomma, quando noi descrivevamo una realtà delle donne italiane arretrata, difficile, molto anche diversa da quella delle donne di altri paesi europei, che forse è più avanzata della nostra, ci diceva sempre: ma cioè, ricordatevi che cosa, da dove veniamo, e che oggi siamo in condizioni molto più avanzate rispetto ad allora. E però ci diceva anche, ci ha spesso raccontato, ci ha spesso detto, partendo da una posizione di forza, partendo dalle conquiste che le donne hanno saputo fare, dalla forza che soprattutto le giovani generazioni oggi hanno, dalla forza soggettiva delle giovani donne che oggi hanno nella scuola. I problemi rimangono, ma vanno sempre affrontati, come dire, con quello spirito battagliero di cui è stata maestra Miriam Mafai, e con quella capacità di interloquire con le persone, di stabilire sempre dei rapporti positivi con le persone. Quindi io credo che lei ci lascia una testimonianza molto importante, che lei ci mancherà molto, è sempre stata un punto di riferimento dalle pagine dei giornali per capire, per leggere come cambiava la società italiana. Penso che ci mancherà, ma penso anche che la lezione che lei ci ha lasciato per affrontare i problemi che vivono in particolare le giovani generazioni, l'affermazione nel lavoro, il problema di conciliare la maternità con una carriera, per esempio, il problema di affermarsi nelle istituzioni dove le donne sono sempre pochissime, quei problemi vanno, diciamo, affrontati con la consapevolezza di una storia importante e di una forza femminile che ancora oggi può dare un contributo importantissimo per il futuro del nostro paese. Grazie Roberta. Ma io volevo ripetere una cosa che ho detto all'inizio, ma brevemente, proprio 10 secondi. In questo incontro non l'abbiamo fatto per farvi vedere questo video, ma era un incontro a cui aveva preso impegno con me Miriam Mafai di essere presente. I ragazzi che sono qui avanti già hanno sentito questa cosa, gli altri sono arrivati dopo, e quasi quasi mi sembra di sentire le sue scuse per non essere presente, ma chiaramente non dipende da lei, perché quando il traguardo, i traguardi li decidono gli altri, e quando una persona non esiste più sulla faccia della terra è difficile che possa essere presente a raccontare a voi direttamente qual è stato il suo percorso, il suo vissuto. Allora, non so se qualche ragazzo ha bisogno, o qualche persona di voi ha voglia di fare questo, qualche domanda, alle quali tenteremo di dare risposte. In caso contrario faremo vedere. Come no, certamente, tu non sei però uno studente, non mi pensi. Che anno fai? Che anno fai? Ciao Roberto. Vedendo una parte soltanto del filmato mi sono commosso, perché mi sono ritrovato in un'atmosfera, in un ambiente che era quello che noi abbiamo vissuto. Io sono figlio di fascisti, il mio genitore, notate che lo chiamo genitore non padre,
il mio genitore era fascista e lui ci ha sempre detto che lui doveva essere il comandante dentro casa. Il fatto che dovesse essere il comandante dipendeva anche dal fatto che gliel'aveva detto il prete in chiesa, che lui doveva essere il comandante. Poi, siccome ero uno dei quattro figli, le altre tre sono femmine, io dovevo essere il vice. E quando occorreva, siccome ero il primo, dovevo picchiare anche mie sorelle. Però, siccome mia madre non era fascista, allora io picchiavo mie sorelle, poi mia madre picchiava me. E quindi ho deciso che il ruolo di un piccolo fascetto di legna, perché non si poteva permettere di comprare la legna, non c'erano i soldi, e poi tornavamo a casa e andavo a scuola. A scuola si andava soltanto con una mela, io mangiavo una mela. Quando tornavo rischiavo di non trovare niente da mangiare. Perché mia madre non era riuscita a trovare niente. Da darci. Non voglio andare oltre, non posso andare oltre, vi ringrazio e lo scuso. Grazie Mimmo. Allora io volevo dare la parola adesso a un giovanotto che presenterà una radio web. Sono contento che presentano questa radio web perché io sono, questa è la quinta trasmissione che faccio, anch'io mi sento giovane visto che alla mia grande età ho cominciato a fare una radio web anch'io. Prego. E poi vedrete un video. Senza emozione, direi più voi che noi. Allora, buongiorno